di democrazia. Primo motivo per cui la Presidente del Consiglio truffa gli italiani. Il secondo è questa storia dei 100 euro. Guardate che questa è bellissima. Mettete in fila. Noi abbiamo fatto gli 80 euro per 10 milioni di italiani tutti i mesi, 80 euro netti, che arrivavano automaticamente in busta paga a chi stava sotto una certa cifra, che erano i 1500 euro netti. Okay? Questi sono i nostri 80 euro. La Meloni, per evocare gli 80 euro di Renzi, 10 anni dopo, annuncia un provvedimento che è 100 euro lordi, quindi meno di 80 euro netti, che vale una volta all'anno, se va bene, che è soltanto attivabile a richiesta ed è per alcune categorie di persone, non per 10 milioni. Allora io dico, cara Giorgia, se vuoi copiare le idee, copiale bene. Se devi invece semplicemente usare gli slogan per coprire il vuoto del tuo governo, noi ti diciamo che stai truffando la gente, perché ti candidi e non vai, e perché questo non sono gli 80 euro, questi sono semplicemente i metodi di una politica che prende in giro la gente. Io invece volevo chiedere sui militari in Ucraina, di cui si sta discutendo in questo momento, e poi sulla riforma della giustizia, questa ipotesi di corte che debba giudicare i magistrati, cosa ne pensi? Parto da questa perché è molto semplice, la riforma della giustizia non si farà mai con questo governo, si stanno prendendo semplicemente del tempo, il ministro Nordio è una persona molto per bene, ma dopo 2 anni continua a fare dei chiacchiericci, non abbiamo visto niente, ditemi una riforma che è stata fatta, anzi sono stati aumentati i reati in questa logica per cui una volta fanno la polemica contro il rave party, una volta fanno la polemica contro le ipotesi più strampalate. La verità è che c'è un problema di sicurezza dei cittadini di cui nessuno parla e questi continuano a chiacchierare ad alti dei massimi sistemi. Noi siamo anche disponibili a dare una mano se la fanno la riforma, ma non la fanno. Quindi con Nordio purtroppo stiamo solo perdendo tempo e mi dispiace perché io continuo a sostenerlo, a volergli bene, a dare tutto l'incoraggiamento possibile, ma Nordio zero risultati. L'ipotesi di inviare soldati europei in Ucraina per me è un errore, l'ha lanciato Emmanuel Macron e io ho detto che non sono d'accordo, per quello che vale la mia modesta opinione. Noi dobbiamo fare tutti gli sforzi per sostenere l'Ucraina, sanzioni alla Russia, invio di materiale bellico. Ma quello che deve fare l'Unione Europea, e io lo dico dal 24 febbraio 2022, è un inviato speciale dell'Unione Europea che accompagni lo sforzo militare con una politica diplomatica. Oggi l'Europa non c'è. L'Europa è nel Medio Oriente, ha inviato Di Maio. E ci siamo capiti. Sì, in uno scenario di guerra invii Luigi Di Maio, è evidente che non vuoi toccare palla. E in Europa, secondo me, in Ucraina dovrebbe mandare l'Europa. La dico così. Angela Merkel, Tony Blair, François Hollande, che sono persone che conoscono le parti in causa e che, partendo dal presupposto che la Russia ha torto e l'Ucraina ha ragione, cerchino però di trovare una soluzione politica. Naturalmente sia l'invio delle armi, sia le sanzioni alla Russia.